solo pizze, gelato e caffè, anche occhiali da oggi maggiorati per i politici. Come mai? Pensiamo che sia il minimo che possono fare. Da lunedì prossimo chiunque sia un deputato o un senatore potrà avere occhiali a partire dai 6.000 euro. 6.000 euro? Quando invece normalmente costano, partono da? Da quanto si vuole, perché gli occhiali ci sono di tutti i prezzi, quindi non è quello il problema. Ma è senz'altro così che deve essere. Ricordiamo che però va sempre tutto in beneficenza, vero? Sì. Oh, guarda chi abbiamo qui, Gianni Simeoni. Ciao Gianni. Io so che tu in radio hai annunciato un po' di personaggi, un po' di imprenditori che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa. Ma veramente più che annunciato sono stati loro a proporsi, hanno aperto le linee telefoniche, come si dice in radio, e hanno chiamato in meno di mezz'ora una ventina di imprenditori, esercenti, piccoli commercianti, addirittura un podologo. Anche i pastori di San Gregorio. I pastori di San Gregorio, ma sono tanti, no? Anche perché poi costantemente... Allora, chi parla da quest'altro lato, non in telecamera, è Francesco Borrelli, che ha avviato questa iniziativa. I commercianti vanno aiutati, perché alcuni senatori, alcuni deputati sono meno conosciuti, ma guadagnano lo stesso, cifre incredibili. Cerchiamo anche noi però di non alimentare una cultura del privilegio. Quando arriva il deputato, il politico, il senatore, non diventiamo zerbini, perché già pensiamo di chiedere la raccomandazione. Ah, penso che sia un'iniziativa costruttiva, più che giusta, soprattutto se il ricavato va in beneficenza. Ed è il fatto che magari qualche deputato finge di non essere tanto? Ah, è impossibile, si riconoscono le facce ingiuste. E ora vediamo cosa ne pensano in uno dei bar più rinomati di Napoli, che tra l'altro è sede quasi fissa di politici e rappresentanti istituzionali. Qui al Caffè Gambrinus c'è ancora l'usanza del caffè sospeso, per cui i personaggi vengono a pagare di più, perché tra i nostri personaggi c'è il presidente De Laurentiis, che lui quando viene al Gambrinus paga il suo caffè e ne paga ancora altri 10. È un'antica abitudine dei caffè napoletani e anche del caffè Gambrinus, quello di pagare qualche caffè in più per persone che non se lo potevano permettere. Quindi, alle volte, si conosce questa usanza è la pratica.